Bentrovati, ventesima puntata di A Tutto Campo. Stiamo seguendo un po' le vicissitudini delle nostre squadre, la squadra agrigentina che va dal calcio di Lega Pro con l'Acragas sino al basket con la Fortitudo Mongada. Diciamo che questa settimana chi ci ha dato parecchia soddisfazione è stata proprio la Fortitudo Mongada che è andata a vincere a Cagliari. Ma andiamo con ordine, anche perché abbiamo un po' di premura in quanto dobbiamo avere in diretta un nostro amico di Catanzaro. Sì. Si tratta di Samuele Anastasio, ecco, che ora preghiamo la regia di metterlo in diretta. Ma andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Siamo in attesa di un terzo ospite che dovrebbe arrivare a momenti. Dottor Bottone. Ciao. E finalmente abbiamo il ritorno di Gerlando D'Aleo. Bentornato, Ciao caro Carmelo, buonasera a Gerlando. tutti. E allora, quest'Agragas purtroppo tra sfortuna ed altre cose non riesce a decollare. Questa è una squadra che ha bisogno di fiducia, ma la fiducia arriva se l'organico verrà arricchito con qualche altra pedina. Beh, non si potrà fare tantissimo, anche perché si può attingere solo dal mercato degli svincolati e sappiamo che per regolamento dopo San Severino potrà entrarne Uno. soltanto un altro, a meno che non si attinga dal mercato degli svincolati quelli che precedono la sessione invernale del mercato, però è troppo rischioso se si tratterebbe comunque di giocatori che sono rimasti inattivi Ferme. per diversi mesi. Allora. Abbiamo già il collegamento da Catanzaro, Samuele Anastasio. Ciao, ciao, buonasera a tutti, buon Ciao pomeriggio. Samuele, grazie per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che tra qualche minuto già sei impegnato a fare altro, per cui ti ringraziamo. Allora, Samuele, il Catanzaro che domenica prossima affronterà l'Acragas, un Catanzaro dove c'è anche una piccola colonia di ex Acragantini, da Zanini a Riggio a Sepe, che però non riesce a conquistare 3 punti contro la Sicula Leonzio. Che partita è stata? E soprattutto non penso che vi aspettavate di perdere in questo modo. No, guarda, effettivamente quello che è successo non se lo aspettava nessuno, perché comunque il Catanzaro aveva disputato un buon primo tempo a Lecce, si pensava di ripartire da quel primo tempo. C'è stata una mini contestazione a fine partita da parte dei tifosi contro i giocatori del Catanzaro, che poi alla fine, vedendo la partita, forse se fossero state le azioni i tiri in porta avrebbe vinto il Catanzaro rispetto a quanto fatto dalle Sicula Leonzio, che comunque è stata una squadra che ha tenuto bene il campo, una squadra compatta che ha messo in difficoltà soprattutto nel secondo tempo il Catanzaro. Penso che poi alla fine la vittoria sia stata meritata, quella della Sicula Leonzio. Ma le due squadre hanno giocato a specchio, almeno per quello che sembrano i dati statistici, un 3-4-3 a specchio per entrambe Guarda, le formazioni. Cosa ha allora valso secondo te, Samuele? il Catanzaro ha giocato con un 3-4-3, il Sicula è partita con un 3-5, con un 4-3-1-2, 4-3-4-3, insomma, c'era Peterman che si abbassava tantissimo qua sulle linee difensori, faceva il play basso, diciamo il mediano, e poi c'era Aquilanti che si allargava con Squillace. Quindi poi i centrocampisti diventavano 5, insomma, era un modulo che variava nel corso della partita. Non lo so, secondo me il Catanzaro dovrebbe fare qualcosa in più, almeno in casa, penso dal punto di vista dell'intensità, della voglia di vincere la partita. Sono diverse gare in cui io non vedo tanta voglia, questa voglia, insomma, secondo me c'è qualcosa che non va benissimo nello spogliatoio, non lo so. Beh, quattro sconfitte nelle ultime 6 gare sono un campanellino d'allarme. Ma Dionigi non sta facendo, alla fine la media punti di Dionigi è una media punti di una squadra di medio-bassa classifica e penso che il Catanzaro, dal punto di vista societario, si aspettava qualcosa in più dall'allenatore, perché è stato preso proprio per dare diciamo, per svoltare pagina, no? Rispetto a quello che aveva dato Erra fino al suo esonero.
Non dimentichiamo, solo per fare qualche nome, oltre quelli che hai già citato, gli ex agrigentini, gli ex agragantini, c'è gente come Toni Letizia, Saverano Infantino, l'anno scorso al Matera, ricordiamo, Evangelista Cunzi, quel folletto che abbiamo imparato a conoscere con la Paganese, Onescu, cioè dico, è una rosa di tutto rispetto. Sì, è una rosa, secondo me, non finita, diciamo, nel senso almeno fino nella prima parte del campionato. Poi lui ha preso, diciamo, i terzini, che era poi quello che mancava al Catanzaro, ha preso De Giorgi e Sepe, che sono degli esterni, servivano degli esterni di centrocampo, e stranamente lui fa giocare Sabato, che è un terzino sinistro, e De Giorgi, che è un terzino destro, lui fa giocare centrale di difesa, quando in panchina Riggio, Gambaretti, ha preso Cason. Insomma, non lo so, qualche scelta dell'allenatore va rivista, secondo me. Anche giocare con una sola punta, perché Letizia e Falcone ieri giocavano molto larghi. Giocare con il solo Infantino davanti e con quattro difensori della Sicula Leoncio viene difficile poi creare occasioni, no? E per cui, secondo me, qualcosa dovrebbe riguardare. Probabilmente non ha letto molto bene la partita. Ciao Samuele, sono Carmelo Lentini. Buonasera. Sicuramente il mister non ha saputo leggere forse bene questa gara, almeno la predisposizione tecnico-tattica della Leonzio, che mi sembra che abbia giocato con era un 4-3-3, sì, 4-3-3, quindi con due esterni bassi e due alti. E poi c'era l'unica punta che andava anche alla palla e quindi ha creato un po' di disordine nella difesa del Catanzaro. Ma oggi, cioè domenica, si gioca contro l'Akragas, un'altra squadra che si trova male in classifica generale. E chiaramente questa sconfitta del Catanzaro, ecco, invoglia la squadra calabra a cercare subito una domenica di riscatto. Penso di sì, anche perché poi alla fine gli allenatori, l'allenatore vive anche per le vittorie, insomma. Sa bene Dionigi, che penso sappia bene che le sue cartucce stanno esaurendo, per cui deve cambiare qualcosa, deve cambiare qualcosa, e la statistica sta dicendo, dice anche che il Catanzaro con le squadre di medio-bassa classifica ha sofferto tantissimo. Pensiamo alla Regina, che veniva da una serie di sconfitte consecutive a Catanzaro ed ha espugnato il Ceravolo vincendo 1-0. Quindi, non, insomma, tutte le partite vanno giocate, e penso che domenica contro l'Akragas, che è una squadra che si trova ultima in classifica, il Catanzaro non deve fare l'errore di sottovalutarla, cosa che ha fatto in partite in altre gare ufficiali. Quindi questo Problemi potrebbe essere il rischio del Catanzaro. in rosa ce ne stanno oppure tutti disponibili? No, sono tutti a disposizione dell'allenatore. Sono tutti a disposizione dell'allenatore, quindi non c'è nemmeno questo problema che c'era stato fino a qualche partita fa, di dire mancano dei giocatori tra infortunati e indisponibili, adesso sono tutti rientrati. Bene, ti ringraziamo allora, Samuele. E Ci mancherebbe, grazie a voi. Ti seguiremo allora domenica ci sarà No, qualche stai altro a fare gerlando la domenica. radiocronaca, sicuramente. Va Stavo bene, gerlando. grazie, arrivederci. Ciao Samuele, grazie. Arrivederci, ciao, ciao Gerlando, arrivederci. Ciao. E credo che, tornando alla partita, quella di Catanzaro, dove probabilmente le difficoltà sono arrivate proprio da giocatori con caratteristiche fisiche diverse rispetto ai giocatori dell'Akragas, perché andando ad analizzare il tabellino di Catanzaro e Sicula Leonzio, a parte che i gol sono arrivati negli ultimi 15 minuti, però a mettere a segno comunque i pericoli sono arrivati da Marano, che fisicamente, ve lo ricordate, l'ex Melfi, è un ragazzo strutturato, alto, importante, e lo stesso vale per Ciro Foggia. Sono due giocatori che l'Akragas non ha, perché gli attaccanti che abbiamo in rosa noi, detto che magari Moreo potrebbe avere quelle caratteristiche, però fino adesso si è dimostrato un po' acerbo il ragazzo, pur essendo volenteroso. I due nuovi arrivati,
Dammacco che è andato subito in gol all'esordio, ha fatto un'ottima impressione. Nella gara adesso nel derby contro il Siracusa ha fatto molta fatica, probabilmente perché comunque magari non sarà stato servito benissimo. Molte cose non sono andate bene, soprattutto nel primo tempo di Siracusa-Acragas. E l'altro attaccante, Camarà, così ad occhio mi sembra più adatto a giocare da attaccante esterno che non da prima punta. Non è Questa è un la mia impressione, caro. centrale, su questo non Sì, ci e su sono questo non dubbi. ci piove. Quindi la figura di un centravanti, di un attaccante, probabilmente è la figura che necessita in questo momento all'Acragas. Ecco, torniamo al discorso dell'ultimo posto tra gli svincolati disponibili. So per certo che il direttore Rossello ha puntato assieme all'allenatore nel ruolo un attaccante, perché è chiaro che È quello che se ci manca. vogliamo salvare serve uno che fa gol, uno che comunque riesce a far salire la squadra, uno che riesce a far inserire i centrocampisti, le mezzale. E per fortuna in questo mercato di gennaio, nonostante gli addii dolorosi che ci sono stati, perché ci sono state 9 uscite contro 6 entrate, però credo che posso dire che almeno 5 le abbiamo viste tutti giocare, hanno destato ottime impressioni e quindi di conseguenza mi viene da dire che è stato un ottimo mercato quello di gennaio. Devono un pochettino affiatarsi con il resto compagni. E Io Toto, ecco. per le difficoltà che il Catanzaro ha avuto con la Leonzo, ricordo anche la partita con l'Agregas dell'andata, il Catanzaro si vinse, però Beh, c'è stato quel rigore che gli ha spianato la destò una strada. pessima impressione. L'Agregas lì poteva anche in quell'occasione fare il risultato benissimo, per cui dico è una squadra, al di là che poi è stata riassemblata, hanno comprato altri giocatori, alcuni anche nostri. Dico, è una squadra che sicuramente alla nostra portata, e con le difficoltà di spogliatoio che diceva qua l'amico, e con le difficoltà proprio di una striscia di partite negative, chissà che non riusciamo stavolta finalmente a spugnare su De Simone, che ci porta malissimo, nonostante il gemellaggio, è uno stadio sempre che c'è stato ostile, sempre negli anni. Ma non E abbiamo avuto. questa cosa, al di là delle difficoltà della nostra squadra, io la Tra butto l'altro, là. questo risultato negativo ha aumentato il distacco dell'Agragas dalla zona diciamo play-out, perché ora da 3 siamo passati a 4. 4 punti. Ed era anche stato un turno favorevole perché il Fondi è stato fermato in casa dalla Juve Stabia. La La Paganese ha Paganese vinto col Matera, ha vinto, sono di ma quel c'era stata la risultato. Casertana, credo che abbia pareggiato, l'Andria L'Andria che ha che perso in casa. Dico, sono state risultati che se l'Agras ha perso. Quantomeno avesse anche pareggiato. guadagnato un qualche punto, e la gara di Siracusa, onestamente, il punto, almeno un punto lo poteva portare, se non fosse per Liotti, che così come nella gara d'andata. Queste sono gare maledette, caro Totò. Ci sono le nostre bestie nere, noi magari siamo bestie nere di qualche altra società, però è chiaro che Siracusa non ci porta benissimo, perché all'andata stavamo giocando una discreta partita, ma siamo stati stoppati sul nascere da quel tiro cross di Liotti, che ha dato poi il via alla vittoria del Siracusa nonostante una buona prestazione. E lo stesso è successo nel derby di ritorno, quel calcio di punizione da posizione defilata che si va ad insaccare proprio a sfiorare il palo, tanto da non dare nessuna possibilità ad Alessandro Bono. Sono coincidenze che a Il volte calcio. vanno a legare quando le cose non devono andare bene, una serie di situazioni che ti fanno precipitare verso il fondo della classifica. Un anno eravamo all'ultima partita all'Eseneto, bastava battere il Siracusa in casa per avere la promozione matematica, e abbiamo perso proprio con Siracusa in casa, e abbiamo dovuto conquistare poi la vittoria del campionato ad Alcamo. Per cui dico, è un nome, è una città, purtroppo al di là della simpatia e della fratellanza che esiste tra le due città, le due tifoserie, sarà che ci porta male. Mentre a Trapani, dove non corre buon sangue, abbiamo fatto il risultato. Erano altre squadre, altri anni, con altri giocatori, però dico, a Trapani 2 partite abbiamo fatto 2 vittorie, a Siracusa ne abbiamo fatto parecchie.
col Siracusa e con le altre in casa e fuori casa, Però e abbiamo raccolto sempre secondo me erano altre squadre, erano altre squadre, l'ho c'erano detto altri valori. Io dico anche, la butto lì con simpatia, con scaramanzia per un pochino alleviare quelle che sono le difficoltà del momento che ci sono, ovviamente. Bene, è arrivato il dottore Diego Milazzo, buonasera, benvenuto. Ecco, stavamo parlando appunto di Acragas, tanto per cambiare, purtroppo le cose non vanno andando bene. Ecco, io vorrei fare un passo indietro. Io nel pomeriggio mi sono sentito con Silvia Alessi, a quale ho posto due domande. A che punto siamo con i famosi pali di illuminazione mobili e che cosa bisogna fare, perché c'è necessità un attaccante per rendere la squadra molto più organizzata. Mi ha detto che in serata aspettava una telefonata, una risposta da Roma per capire qual è la tempistica per far arrivare queste palle da Grigento. Per quanto riguarda invece il calciatore, attende dei segnali. Che tipo di segnale deve attendere? Cioè, sappiamo tutti che gli iraniani già concretamente hanno intenzione di investire in Acragas. Qui c'è soltanto da anticipare qualche capitale per poi recuperarlo alla fine. Quindi sarebbe opportuno, a 12 partite dalla conclusione del campionato, di accorciare i tempi e cercare di andare subito al assolo. Diego. No, penso che diciamo, questa novità degli iraniani ha riportato un po' di entusiasmo finalmente tra i tifosi perché era veramente una stagione che sembrava, no, diciamo, a peggio non c'era mai fine, ogni volta c'è una notizia sempre più brutta e sarebbe stato un peccato onestamente concludere la nostra avventura tra i professionisti in questa maniera con una squadra che se ricordate all'inizio del girone di andata quando giocavamo all'Esseneto aveva un bel ruolino di marcia, tanti giovani promettenti, interessanti, poi è ovvio che giocare sempre fuori casa, io ho avuto modo di parlare un po' con i giocatori, erano stanchi anche psicologicamente di questa situazione, giocare sempre fuori casa, non avere il supporto del pubblico, per cui farla finire in questa maniera sarebbe stato non solo un fallimento sportivo in retrocessione, ma un fallimento per tutta la città, perché avrebbe dimostrato che non siamo in grado nemmeno di gestire diciamo, il corrente. Invece con questa iniezione di fiducia della nuova società che sta entrando, che è entrata, insomma, che sta subentrando, penso che possiamo giocarcela. Io sul campo ho visto dei buoni innesti, perché questi giocatori che sono arrivati al mercato di gennaio sono giocatori che ci avrebbero fatto comodo probabilmente dall'inizio. E anche lì, ecco, Chi ti ha impressionato di più? Ma a me piace molto Camarà, a me piace molto Camarà perché è un giocatore secondo me dalle potenzialità molto importanti. È ovvio che entrare a campionato in corso in una squadra che comunque, non voglio usare il termine smantellata, però già partivamo, con dei giovani, diciamo, ancora, promettenti ma non affermati. Adesso molti di questi sono andati via. Per cui sarei più per vederli all'opera tra qualche partita, i vari Camarà, Pastore, Anche da Marco, perché mi anche sembra che sia un Dammacco, ragazzo da siamo trovare convinti pronto. dal suo arrivo. Certo ci farebbe comodo questa punta centrale, la famosa punta centrale, e anche probabilmente io penso un difensore, diciamo, di esperienza, perché il nostro obiettivo ovviamente è arrivare a giocare play out, quindi c'è da recuperare qualche punto, e non solo, c'è poi da giocarci eventualmente play out, nel senso Purtroppo le da normative dicono che 8 punti. Uno svincolato soltanto toccherebbe all'Acragas tesserare, perché uno già è stato preso che è San Severino. Se poi ci sono altri escamotaggi di cui noi sconosciamo qualche cosa, non lo so. Ma io penso che, insomma, non voglio fare il solito qualunquista, però siamo in Italia, probabilmente un prestito, una cosa, qualcosa si potrebbe realizzare. E comunque, ripeto, non dobbiamo sottovalutare questa iniezione di fiducia che è arrivata con la nuova società, perché penso che al di là del fatto sportivo, della squadra che non era fortissima, quello che vogliamo, però quello che mancava, che è mancato quest'anno, è la società sostanzialmente. Per cui adesso che la società pare rinforzarsi, addirittura sento di progetti a lungo Ha termine. riacquistato fiducia, io dico. Esatto, quindi in un momento di questi, la possibilità eventualmente di tornare a giocare all'Esseneto grazie all'illuminazione, anche temporanea,
secondo me possiamo avere veramente qualche chance di salvarci. Perché tolto il Catanzaro, aiutami tu, Gerlando, a ricordare quante partite resterebbero ancora da giocare in casa. Allora, Ci sarebbero intanto le tre partite. con le prime tre. L'Agragas c'ha il Catanzaro, il Lecce, la Sicula Leonzio, il Trapani. I due derby, tra l'altro, saranno uno il 18 marzo, l'altro il 21 di marzo, quindi una delle due sarà infrasettimanale. Poi la Virtus Francavilla, il Catania, attenzione che vola via tutto. Il Catania è l'ultima, il Fondi. Quindi sono tutte partite abbastanza difficili. Beh, è chiaro che la difficoltà c'è, molto dipende, però vedi il discorso qual è? Il discorso è che l'Agragas non deve salvarsi direttamente, per come Certo. siamo adesso in classifica, già arrivare nella zona playout sarebbe la nostra vittoria di campionato, Certo, perché è in questo momento l'obiettivo siamo pure principale. fuori dalla zona playout. Ecco perché è importante rientrare, recuperare questi 4-5 punti, avere questi 2 mesi che a questo punto servono all'allenatore per far amalgamare la squadra nel tentativo di vincere i playout. Però mi aggancio a quello che diceva Diego, non ci sarebbe nemmeno da strapparsi i capelli qualora non dovesse questa squadra riuscire a salvarsi sul campo per quelle che sono le oggettive difficoltà. Perché quando anche la nuova società riesce a cominciare ad attuare ciò che si è prefissato, quindi un progetto che è a lungo termine, quindi non nell'immediatezza, perché non è adesso che si possono vedere i risultati, si vedranno a lungo termine, sperando sempre che tutto proceda per il verso giusto, perché voglio ricordare che non si tratta di una compravendita di un'automobile fra due italiani, si tratta di un acquisto di una società a responsabilità limitata italiana da parte di un gruppo di investitori che vengono dall'Iran, uno stato che fino a un anno e mezzo fa era sotto embargo. Ecco perché dico le difficoltà sono tantissime e il tempo che si sta perdendo non è un tempo che sta passando in Voluto. maniera ininfluente, si lavora sempre sotto traccia, ogni giorno si fanno dei piccoli passi in avanti, ci sono imprenditori che si affacciano a questo progetto, perché voglio ricordare che spesso viviamo di luoghi comuni, spesso viviamo di stereotipi, noi pensiamo che tutto ciò che sta ad est del nostro globo siano tutti terroristi, siano tutta gente, paesi, mondo islamico, ecco, sappiate che dall'altra parte pensano che la Sicilia siamo tutti mafiosi, tutti con la lupara e con la coppola in testa. Quindi anche di là ci sono queste leggere preoccupazioni che per fortuna i primi che sono venuti a gennaio dall'Iran hanno potuto verificare che non rispondono al vero, anche dall'altra parte hanno portato una ventata di freschezza perché c'è il desiderio di venire ad investire in Italia, c'è il desiderio di sposare il progetto Agragas e questo l'abbiamo percepito personalmente quando sono venute queste persone. E le notizie che arrivano sono abbastanza positive perché sappiamo che ogni giorno si lavora. Ed è chiaro però che non c'è nell'immediatezza, non ci sarà un risultato nell'immediatezza perché si tratta di un gruppo molto importante, un gruppo serio. La delegazione che è andata in Iran ha formalizzato due importanti accordi. Il primo di natura economica con gli imprenditori che verranno di volta in volta ad Agrigento a sottoscrivere l'acquisto di quote dell'Agragas. Ma quello che ritengo più importante è l'accordo formalizzato con una importante squadra di Serie A di calcio. Già fatto questo. Questo è stato formalizzato subito là. Poi in Italia, qualche giorno Di che fa. squadra si tratta? Non sappiamo niente. No, ancora non sappiamo Non niente. sappiamo niente. Vabbè. Noi non lo sappiamo. È chiaro che è stato formalizzato, quindi la società sa con chi ha formalizzato l'accordo. Si tratta di una società molto importante, il cui amministratore delegato dovrebbe giungere in città, credo, la settimana prossima, quindi ci sarà anche l'occasione di poterlo Quindi conoscere la novità personalmente. sostanzialmente è questa, che
che sì, l'amministratore delegato di questa famosa squadra di Serie A, della massima serie iraniana, tra 7-10 giorni dovrebbe essere ad Agrigento, per conoscere l'Akragas, per conoscere Agrigento, per conoscere anche quelle che sono state le difficoltà logistiche legate alle strutture, che sono state ampiamente già illustrate, per cui non viene pensando di trovare San Siro, sa che c'è una situazione che è abbastanza non è abbastanza precaria, perché l'Esseneto comunque, dico, rispetto a tanti stati del girone C di Serie C è tra quelli più carini, tra quelli più belli, e per stessa ammissione di tanti giocatori che giocano a calcio. Io proprio stamattina parlavo con Zibert e Zibert ha fatto gli elogi al nostro stadio. È chiaro che Lecce, Catania sono società che hanno giocato in Serie A e hanno degli stadi forse più importanti di Agrigento, però il nostro non è da meno sicuramente. In una famosa conferenza stampa l'avvocato Caponnetto accennava che questo gruppo di iraniani vorrebbero investire in una struttura per farne un centro sportivo importante che possa richiamare l'attenzione di tutto il bacino del Mediterraneo. Toto. Sarebbe, io specialmente... È un progetto futuristico molto allettante. È importante anche insistere sui giovani, perché sono sempre il futuro, non solo nella società in generale, ma anche nel mondo del calcio. Io ho vissuto, perché seguo la Beretti, quindi diciamo la seconda squadra dell'Agrigas, e vedo che ci sono degli elementi validi su cui si può anche investire, se non noi magari anche squadre satelliti o squadre di altre categorie, cioè giocatori che si possono anche vendere altrove e incassare soldi, quindi creare un meccanismo, una sinergia che possa portare utili, virtuosi soldi alla società, o direttamente facendoli giocare se hanno le qualità per poter giocare in prima squadra, oppure venderle in Serie D o in altre squadre che hanno magari mire diverse dalla nostra. La cosa importante, dico, è questo, che questo progetto sportivo è importante, chiaro. Bene, un attimo perché abbiamo una telefonata tanto attesa. Pronto? Pronto. Ciao Lello, buonasera e grazie per il tuo intervento. Buonasera Carmelo, buonasera a tutti. E allora, qua ci sono un po' di amici che tu conosci, Gerlando D'Aleo, abbiamo il dottore Milazzo e il dottore Bottone. Ecco, siamo tutti qua, abbiamo parlato sinora di Akragas, abbiamo avuto anche una corrispondenza anche da Catanzaro. Ecco, questo è una squadra, l'Akragas, che purtroppo, lo dobbiamo dire, purtroppo non riesce a trovare quello spunto vincente per poter vincere le partite. È questione di sfortuna? No, assolutamente no. La realtà dei fatti è questa. Noi non riusciamo a fare un po' di risultati consecutivi positivi. È un'annata un po' particolare, io non sono abituato a trovare alibi, scuse, sfortuna, c'è da solo da lavorare. Io sono ottimista e sono convinto che alla fine questa squadra, per lo più rinnovata a gennaio, possa centrare il minimo che sono i play-out. Diciamo che mancano 4 punti dalla zona play-out, l'obiettivo principale che si pone anche la tua squadra, anche tu stesso, anche la società, perché poi tu sai che negli spareggi play-out poi può succedere anche di tutto. Sì, effettivamente la nostra rincorsa è 4 punti, noi stiamo cercando di tenere viva questa speranza. Con questo gruppo di ragazzi abbiamo unità di intenti, sono venuti questi nuovi giocatori che sicuramente ci daranno una mano. Io ho visto la prestazione di ieri, sono fiducioso, lo ero anche prima, forse noi quest'anno effettivamente abbiamo sbagliato un paio di partite, forse quella più clamorosa con l'Andria. Poi comunque la prestazione c'è sempre stata, è normale che la differenza in questo campionato te la fanno i giocatori di categoria. Quella maledetta su calcio d'angolo e su calcio di punizione che
poi ha regalato la vittoria al Siracusa, poteva anche essere evitabile. Ma quando si prende un gol c'è sempre un errore, l'errore individuale o l'errore di reparto. Questa volta qua è stato fatto un errore che secondo me si poteva evitare, era di spalle all'attaccante, quindi la devi temporeggiare, però non puoi mai immaginare che magari da quella punizione può nascere gol vittoria della squadra avversaria, che fino allora, tranne qualche cross che ha messo, non mi è sembrata. E può darsi pure che io sono qui per Agrigento, sarò un incapace, però non mi è sembrata la differenza tra noi e loro a livello di gioco. No, vedo che qui a Agrigento sanno tutti di calcio, sono sempre pronti a criticare, a offendere, però onestamente non mi frega niente. Io col mio gruppo di ragazzi stiamo lì, lavoriamo, cercheremo di portare avanti. Il nostro obiettivo è quello di salvare l'Agrigas. C'è Dodo Bottone che ti vuole fare una domanda. Io infatti prendo spunto da quello che lei diceva, mister, per invitarla a stare sereno, tranquillo e dare forza ai ragazzi. Alcune discussioni, alcune cose che lei sta dicendo ce le siamo dette forse in trasmissione l'anno scorso e poi sappiamo com'è finita, per cui io anch'io sono fiducioso che quantomeno i playout si possano raggiungere, perché no, poi in due partite i valori sono quelli che sono, conta la gamba, la testa, tante cose, non è solo l'aspetto tecnico. Poi una squadra che magari ha fatto più punti poi magari si troverà in difficoltà con l'Agrigas che ha fatto 8 punti meno. Guardi che sotto questo aspetto qua io le dico una cosa, io sono orgoglioso di essere come sono. Io ti dico che noi abbiamo una buona squadra, cioè magari il nostro allenatore in questo momento qua avrebbe trovato 3.850 alibi. Io invece sono convinto che ho una buona squadra, come l'avevo prima una buona squadra. È soltanto che probabilmente questi ragazzi nei particolari, nella decisione finale, sbagliamo, perché ieri abbiamo avuto 2-3 palle pure con San Severino, che ci sta Pastore da solo, che ci sta D'Amacco, deve tirare in porta in area di rigore i primi minuti, Camara ha fatto un grandissimo tiro, cioè alla fine sotto l'aspetto tecnico-tattico sono soddisfatto e sono convinto che io ho una buona squadra. Ultimo in classifica, ho una buona squadra, io ho gli attributi per prendermi le responsabilità. Il problema è che io non do retta, perché onestamente Agrigento mi sarei aspettato, ma ci sta gente che è bravissima. Io vedo gente che soffre per l'Agrigas, sono il primo che soffre per l'Agrigas, perché immagino i cuori di queste persone che fanno sacrifici, che si sentono umiliati, che non giochiamo nel nostro campo, che siamo sempre fuori, tutte queste vicissitudini che probabilmente hanno reso più difficile questa salvezza. Ma io non tollero quelle persone maleducate, cafone, che pensano dietro a questi network a offendere, che poi sono degli incapaci loro, ma sono degli incapaci proprio, incapaci nella vita quotidiana. Io sto qua insieme a questo gruppo di ragazzi per cercare di salvare l'Agrigas. L'Agrigas è il patrimonio di una città. Io sono napoletano, non c'ho niente a che vedere, però sono uno di quelli che si sta. Non se ne è scappato, è rimasto qua in una difficoltà soggettiva, emotiva che ho avuto quest'anno, quando potevo tranquillamente stare a casa e andarmene in altre piazze che magari probabilmente se non in prima linea, in seconda scelta potevo andare a essere chiamato. Sono rimasto qua a lottare per questo, non mi tiro indietro, però vedere gente che scrive o offende i miei giocatori, offende a me, non me ne frega niente, di me non posso fare quello che vogliono loro. Però non perdo un obiettivo che è il titolo, il patrimonio della città. Questa è la cosa che a me dispiace, che non si lavora. Poi tutti quanti a giugno, l'anno scorso, festeggiavano fino al campo la salvezza. Si devono solo vergognare. Io sono convinto che ho una buona squadra, sarò pazzo, sarò folle, come ha scritto Cairone, la mia follia di la squadra non ha reso per quello che io avevo detto, perfetto, ma non me ne frega niente, andiamo avanti. Abbiamo fatto una buona prestazione. Chi lavora di calcio sa che le mie squadre hanno identità, hanno gioco, hanno voglia di giocare, sono tutti 98, 97, 95, e questo mi basta, che questi ragazzi nuovi che sono venuti, loro hanno questa maglia, il suo nostra maglia. Ma chi sarebbe mai venuto qua, vorrei dire a queste persone, a questi pseudo tifosi, ma chi sarebbe venuto mai qua ad Agrigento, ultimi in classifica, con una situazione societaria difficile,
a mettersi in discussione. Sono venuti dei buoni giocatori che stavano ad Alessandria, stavano a Pisa, stavano a Avellini in Serie B. Quindi io sono a postissimo e sono convinto che chi vuole lottare con noi, io sono pronto, ben accetto e accetto qualsiasi cosa, però le offese, le dichiarazioni, il pessimismo, basta, basta. Ci dobbiamo dare una calmata, e questa è la verità, ci dobbiamo dare una calmata. Prego. C'è una domanda per te, Lello, da parte di Diego Milazzo. No, più che una domanda, mister, buonasera. Nando, mi dispiace sentirla così abbattuto per dei commenti, come ha detto lei, di pseudotifosi. Noi ne abbiamo parlato, forse in passato, che si ricorda, che Agrigento siamo un po' particolari. Tutti i veri tifosi, le posso assicurare, che faranno un monumento a questi ragazzi, come comunque finirà la stagione, perché sappiamo le difficoltà in cui hanno dovuto passare questi mesi. Come ha detto lei, è stato bello vedere, io qualcuno ho conosciuto personalmente, dei ragazzi giovani che vengono da realtà importanti, da squadre primavera, di squadre di Serie A e cose varie, che hanno tenuto duro, che hanno giocato fuori casa tutto il campionato, che si sono accontentati di quello, tra virgolette, che passava il convento in certe circostanze di cui non sto a parlare, e che hanno sempre onorato la maglia, perché come dice lei, hanno sempre onorato la maglia. Per cui volevo dirle, portarle la solidarietà mia e di tutti i tifosi che siamo stati anche più volte a Siracusa, pochi ma buoni, dico io, che avranno comunque un ottimo ricordo. Non voglio legare il discorso al fatto della salvezza, dei play-out e cose varie, perché come sa lei, anche l'anno scorso, si ricorda, prima dei play-out e cose varie, infuriavano le polemiche, le offese, gli insulti. Da morire. Esatto, poi sappiamo tutti come è andato a finire. Per cui io la invito invece a continuare così, a spronare questi ragazzi, perché la stragrande maggioranza dei tifosi la pensa come me e mi consta. Allora, signor Diego, da parte mia le dico soltanto una cosa, ma non è una cosa privata, ma non, io non ho scheletri nell'armadio, io sono una persona, come mi vedete così sono, quindi a volte mi innervosisco quando vengono attaccati i ragazzi. Mia madre è morta il 15 luglio, io il 18 luglio stavo facendo l'inventario per l'abbigliamento sportivo. Sì, sì, no, ma... Per l'Agracas, ok? Quindi immagina un pochettino io che cosa ho dentro e che cosa per darei per poter salvare questa squadra e per poter fare veramente delle cose anormali, anormali, perché io penso che una madre è unica, e viverla come l'ho vissuta io, buttarmi nel lavoro in un posto dove, e Gerlando da Leo sa che le difficoltà che ci abbiamo avuto, sì, e che ci stanno, ci sta solo una persona a capo in questo momento, poi Silvia Alessi. Tra mille difficoltà, un allenamento al giorno perché non c'avevamo l'abbigliamento, tra mille difficoltà, per fortuna c'è stata questa persona, Silvia Alessi, che comunque ci ha dato una mano, ci ha aiutato, ha onorato quello che ci doveva onorare. Per quanto riguarda tutti quei ragazzi che stavano qua, se lei va a vedere, paradossalmente, non sta giocando nessuno. Vicente non gioca, Russo era capitano e non gioca, Franchi non gioca. Sì, sì. Quindi qua con me giocavano, stavano giocando. Io ho fatto un campionato, metà campionato, con loro. E le dico, io quando vado a Lecce e il presidente del Lecce mi chiama che mi vuole conoscere perché mi reputo uno dei migliori tecnici della Lega Pro, per me è un onore. Io non vado dietro alle chiacchiere da bar di quattro stupidi che magari non sanno nemmeno come è il pallone e le regole del calcio. Per me è un onore che io porto l'Agrigento in un due anni, in un anno e mezzo, l'Agrigento a parlare, a sedersi a tavola col Crotone e comprare un ragazzino, prendo un ragazzino degli allievi che nessuno lo conosceva e me lo sono portato in prima squadra, o Levecque a Torino. Per me è un onore che mi chiama l'Avellino e mi dice: noi ti stiamo seguendo, ti diamo camarata, lo diamo a te perché sappiamo come lavori. Perché significa che io l'Agracas in un anno e mezzo, che forse prima tutto questo non lo so se succedeva o non succedeva, in un anno e mezzo, l'Agracas adesso è una società che dicono è una società dove fanno giocare i giovani e ti mandano i giovani, l'Atalanta, la Roma, il Chievo Verona. No, ma infatti e questo già è la vittoria, è la città che non l'ha capito ancora. Sì. Lello, ti voglio interrompere, scusa un attimo, perché per avvalorare quello che già tu dici, noi qualche mese fa, se ti ricordi Carmelo, in questa trasmissione, quando si parlava solo di problemi societari, io ebbi a dire: e abbiamo la fortuna di avere Lello di Napoli. Perché? Perché nella peggiore delle ipotesi
facciamo un'ottima squadra, perché i giovani di questa Serie C fanno a gara per essere allenati dal Lello di Napoli, e questa non è una sviolinata, lo sai benissimo. No, perché... lo so, ma io ho la fortuna di lavorare con un grande direttore sportivo, Ernesto Russello. Noi abbiamo quei poche persone che siamo al campo, Ernesto, Licata, i magazzinieri, i massaggiatori. Io penso di aver creato, io insieme a loro, qualcosa di forte. È normale che poi la domenica, la differenza purtroppo in questo momento qua da Marco davanti al portiere 98 non tira. E magari Leotti fa un gol su punizione e la differenza è tutta là, è stata, ma anche con la Casertana. Io penso che noi abbiamo con il Matera abbiamo preso due rigori, col Bisceglie rigore, cioè, io ieri per andare a togliere dall'arbitro i giocatori, e ho detto ai giocatori che non la presenti, andate via, è inutile che protestate alla fine partita, perché comunque l'arbitro è indisponente, è un supponente indisponente, ma è espulso a fine pagare. Sono andato allo spogliatoio, gli sono andato a dire, io ti guardo in faccia, dimmi che cosa ho detto, no, non gli devo dire niente, dimmi che cosa ti ho detto, che tu dici ti ho offeso, ma cosa ti ho offeso, dimmi le parole. Ma perché? Perché ultimo in classifica, è uscito un messaggio fuori importante e negativo, e io e Russello abbiamo dovuto fare un grande lavoro a Milano, perché quando siamo andati là sembravamo che c'eravamo la lepra, cioè, sai, isolati, poi siete falliti, ma dove andate? E io ti dico che a gennaio abbiamo preso dei giocatori, Pastore è un giocatore che voleva avere Carpi, ad Alessandria, Camarà è nazionale, è il capitano di Ebalo che gioca in Serie B, San Severino è un giocatore che lo conoscete tutti, Zibert è un giocatore, è un fuori classe per questa categoria, capito? Allora io dico, se sono venuti questa gente qua, ma perché dobbiamo stare lì a essere disfattisti? Cerchiamo di unirci, cerchiamo di stare lì a combattere per questo gigante, cerchiamo di salvare quello che c'è da salvare, perché noi alla fine i play-out li andiamo a fare. Se riusciamo a trovare questa autostima che sta crescendo, io ieri ho visto una prestazione positiva, di personalità, di cattiveria, di sostanza, ma è normale, mi è mancato il gol là davanti, e purtroppo se i ragazzi là davanti sono il 98 da Marco, che è un giocatore che a partita in corso ti può fare la differenza, avere il peso sulle spalle è diverso, c'è bisogno di più tempo. Gucci, che magari è entrato bene ieri, poi dopo magari lo metti, lo fai giocare due partite di fila, lo stress, la tensione che lui è abituato a giocare con la primavera, ci bisogna dargli il tempo per poter crescere, ma non è che darlo già, perché se Gucci fosse stato un giocatore importante e forte come lo è, perché per me è di prospettiva, rimaneva a Torino in Serie A, cioè, capito? Allora c'è bisogno. Se invece qua ogni cosa diventa, ogni pagliuccio diventa una trave, e allora diciamo certamente diventa tutto un po' più complicato. Lello, ti faccio una domanda tecnica, sei libero anche di non rispondere, anche per cambiare un po' argomento, per non battere sempre lì dove il dente duole, come si suol dire. Sì. Quante prospettive ci sono, qualora non dovesse arrivare questo famoso attaccante, magari di vedere giocare l'Agragas con tre attaccanti lì davanti, giusto per far pesare di meno a Dammacco e a Camarà il peso dell'attacco? Non so, ieri sicuramente hai visto che come ci siamo messi, no? Sì, durante la gara. Beh, chiaro, loro nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Loro ho capito se hanno fatto molto meglio. Loro sono rimasti sempre 4-2-3-1, io a un certo momento mi sono messo 4-3-1-2, ma questo perché io non ho moduli, io non credo nei moduli di gioco, perché i moduli di gioco non si possono contrapporre. Io credo nei concetti di gioco, i nostri concetti di gioco sono sempre quelli là. È normale che la posizione in campo di Zibert, per esempio, ieri l'ho alzato alle spalle di Spinelli e di Toscano, a giocare alle spalle loro. Poi a un certo punto ho cercato di mettere una squadra più, non più offensiva, perché tanto con tre attaccanti un po' più larghi, in modo che magari è una prospettiva che si può fare. Però io devo dare, a un certo momento, siccome io ieri loro giocavano con questa palla lunga soltanto su Scardina e Catania, sì. Allora io ho pensato che siccome noi tra Mileto, Danese e Scrugli non è un giocatore che io lo devo ringraziare, perché lo sto adattando il difensore centrale che per me può farlo, e io ho pensato di dare una copertura per non dare la profondità alla squadra avversaria, perché Scardina, che io conosco bene, che ho allenato, è uno che spizza la palla, e Catania si butta nello spazio, ecco perché io mi sono messo un 3 dietro, ok? E poi a un certo punto
mi sono messo uno contro uno perché lui mi ha tolto Scardina, mi ha fatto entrare Bernardo, allora mi sono messo a quattro dietro, ho detto vabbè, me la gioco uno contro uno dietro, non, Bernardo non è Scardina, non è Scardina, certo. Noi, io oggi per esempio mi sono visto due partite del Catanzaro, ma stiamo cercando sempre di ottimizzare sempre il lavoro, cioè capito? È una prospettiva che secondo me ci può arrivare, però per arrivare a fare a supportare i tre attaccanti là davanti, i tre attaccanti devono fare anche un lavoro di non possesso palla, e allora qua come avviene? Avviene attraverso una metamorfosi, attraverso una crescita, attraverso un'autostima, che in questo momento qua noi, per quanto io posso dire prima della partita, per me siete più forti del, non meritiamo questa classifica, siete forti, andiamo a giocare la partita per vincerla, andiamo a giocare, cioè non è che vado là, andiamo là, prendiamoci il punto, no, cerco di dare autostima, cerco di coinvolgerli nella follia, come ho detto, che Cairone l'ha preso in maniera diversa, va bene, allora è normale che quando poi dopo viene magari da Macco ha la possibilità di far gol e non lo fa, e abbiamo la punizione che non riusciamo a fare gol, San Severino che ha tirato al tiro, è andato due volte al tiro, può darla a Pastore, se viene il risultato la tua autostima cresce, quindi prendi paradonanza e sicurezza, quando non viene il risultato è là che è dura lavorare, domani è dura che io mi presento nello spogliatoio e dire ragazzi non abbiamo fatto bene, io volevo la prestazione c'è stata, io sono contento perché la prestazione, io ho chiesto la prestazione e c'è stata. Sulla prestazione dobbiamo andare a lavorare per cercare di essere più cattivi, più incisivi, più determinati. Questo. Bene, Lello. Non so se c'è qualcuno che vuole fare una qualche domanda. Lui ha preso un po' il discorso della prossima gara eventualmente. Noi abbiamo parlato all'inizio di trasmissione col collega di Catanzaro, a cui ho sottolineato il fatto che il Catanzaro ha perso la partita dopo l'ingresso di Marano e Foggia. Ecco, probabilmente due giocatori con quelle caratteristiche fisiche hanno finito per creare degli spazi e alla fine la Sicuola Onzio negli ultimi 15 minuti ha vinto la partita. Squadra. Il Catanzaro è un'ottima squadra, ha due attaccanti, Infantino e Letizia, importanti, c'ha Falcone, c'ha Puntoriere, cioè c'ha giocatori Corrado, c'ha giocatori importanti. È una squadra che vive sicuramente un momento difficile di contestazione, perché lì a Catanzaro sono contestati, sono stati scortati là fino a fine gara. È una squadra che noi dobbiamo affrontarla con la cattiveria giusta. Dobbiamo cercare di limitare i due attaccanti loro e dobbiamo cercare di andare a offendere questa squadra che secondo me a livello difensivo può concederti qualcosa, anche se sono degli ottimi giocatori tra Sabato, Sabato, difensore centrale di Nunzio, ci sta De Giorgi, non sta giocando Riggio. E c'hanno sugli esterni Zanini e Sebe che conosciamo benissimo, e dobbiamo cercare di fare la partita nostra, cioè dobbiamo cercare di ottenere i punti, perché abbiamo un'altra settimana in più di conoscenza con questi nuovi e sicuramente cresce questa sintonia tra loro. Ok Lello, io ti ringrazio per il tuo intervento, in bocca al lupo per il futuro, ci credo. Buona serata a tutti, grazie. Arrivederci. Bene, a questo punto noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, dopo riprenderemo parlando chiaramente anche di altro. Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio? Un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. Bene, allora ritornando in studio, abbiamo avuto una prima parte abbastanza lunga ma molto interessante, perché abbiamo avuto due telefonate
abbastanza importanti. Ecco, c'è comunque nel nostro, ad Agrigento, nella nostra provincia, un'altra Acragas, l'Acragas Vussal di calcio 5. Anche qua, dopo tante vittorie, ecco, la sesta vittoria purtroppo non è arrivata, però è arrivato un pareggio sul campo di una ultima in classifica, lo Sporting Chialcamo. Cioè, si è andato a pareggiare, si è rischiato anche di perdere, perché è stata una partita molto sofferta. Abbiamo un servizio proprio che ci arriva da Alcamo. Vediamo, seguiamo come sono andate le cose, nei particolari. Era pronosticata come una partita senza storia quella tra lo Sporting Alcamo e l'Acragas Futsal. Il fanalino di coda contro la seconda in classifica riduce da 5 vittorie consecutive, ma come si suol dire in questi casi, il pallone è rotondo. Un pareggio per 3-3 che mette buon umore nella compagine alcamese e d'altro canto rammarica gli agrigentini, che probabilmente hanno sottovalutato gli avversari. Nessun timore reverenziale invece da parte dello Sporting Alcamo, che scende in campo con uno spirito di chi vuol vender cara la pelle, chiusi dietro senza lasciare molti spazi all'Acragas e con veloci ripartenze. Da una di queste arriva l'1-0 per i padroni di casa. Stellino, ben servito da Ferrara, scaglia un destro all'angolino che non lascia scampo al numero 1 agrigentino. Un minuto dopo l'Acragas usufruisce di un calcio di rigore per fallo di Crimi. Rigore neutralizzato dall'ottimo Cusenza, che risulterà il migliore in campo per quanto riguarda i padroni di casa. Al 14esimo, calcio d'angolo per l'Acragas, palla intercettata da Crimi, lancio per Bonura che a tu per tu col portiere ospite non sbaglia. Neppure il tempo di festeggiare però, che l'Acragas accorcia le distanze con il numero 10 Colore. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa. Nella ripresa l'Acragas tiene in mano il pallino del gioco, ma l'Alcamo difende ordinatamente. Al 15esimo, su una punizione fischiata al limite dell'area in favore dell'Acragas, il capitano agrigentino Mosca viene ammonito e poi espulso per proteste. In superiorità numerica lo Sporting spreca l'occasione del 3-1. Tornata alla parità numerica, gli ospiti schierano il portiere di movimento ed arrivano al pareggio grazie a un bolide del numero 3 Cinici, al quale non può nulla Cosenza. E tre minuti dopo, ancora Cinici, più o meno dalla stessa posizione, segna il gol del 2-3. A tempo scaduto l'Acragas ha ben due palle nitide per il KO, ma una la sciupa per l'ottimo intervento di Crimi. L'altra grazie a una gran parata di Cusenza. All'ultimo secondo di gioco, punizione dal limite dell'area per lo Sporting Alcamo. Alla battuta Cruciata, che dopo una bizzarra rincorsa scaglia un bolide che trafigge l'intera difesa e portiere ospiti. Sull'esultanza dei padroni di casa arriva il triplice fischio finale. Per l'Acragas uno stop che deve servire per non sottovalutare più nessun incontro, altrimenti si rischia di perdere quanto di buono fatto in questi mesi. Per lo Sporting Alcamo invece un punto che non smuove molto la classifica, ma che di certo fa morale, soprattutto perché è arrivato contro una delle squadre più forti del girone. Sal praticamente perde una posizione perché viene scavalcata direttamente ora in seconda posizione. Prima era a pari punti con il Bagheria, se non ricordo male, ora invece è stata scavalcata di 2 punti. Ha vinto invece il Fortitudo Moncada, una partita bella giocata a Cagliari contro una squadra Maedoma, così trascinata dai due americani che sono stati abbastanza importanti per la squadra cagliaritana. Il risultato finale è stato di 73-95, quindi c'è stato un ampio margine di vittoria da parte della Fortitudo Moncada, che ha concesso soltanto un quarto, ma poi tutti gli altri sono stati vinti, fatta eccezione dell'ultimo che è terminato in parità 17-17. Vediamo un po' di avere qualche risultato, e mi sembra anche la classifica, Gerlando. Sì, nella questa 21esima giornata Agrigento vince in trasferta a Cagliari per 73-95, come dicevi tu. Ci sono state altre due vittorie in trasferta, quella di Reggio Calabria su Scafati 76-72, così come quello di Tortona a Napoli per 84-82. Poi 4 vittorie interne: Biella supera Latina 81-78, Legnano supera Treviglio 81-58, NPC Rieti Trapani 82-75, Casale Monferrato Roma 73-62. Si giocherà stasera la gara tra Eurobasket Roma e Siena, che concluderà il 21esimo turno.
Ventunesimo turno che vede al comando sempre Casale Monferrato, sempre più staccato, 34 punti dalla coppia Biella-Scafati, indietro di 6 lunghezze a quota 28, altre due squadre a quota 26, Tortone e Legnano, Trapani, Reggio Calabria a quota 22, Agrigento, la prima di 4 squadre a 20 punti, ma è anche l'ultimo gradino utile per i playoff. Agrigento quindi 20, assieme a Latina, Rieti, Cagliari, poi Eurobasket Roma, Siena, Treviglio 16 punti, Napoli, Roma scusate 12 punti, Napoli Cuore a quota 6. Agrigento che giocherà domenica prossima in casa alle ore 18 proprio contro Scafati in un match che si... si prospetta sarà, molto, insomma, abbastanza vincente, perché Agrigento con Scafati ha avuto sempre delle gare abbastanza controverse. Bene, ritorniamo un attimo al calcio e parliamo di eccellenza, perché è tornato al successo il Canicattì, che ha vinto con il Forte Mazara e dopo la sconfitta infrasettimanale con il Mussomele. E Maggio e Cipolla hanno firmato questa vittoria biancorossa. Vince anche il Camarat, che ha piegato la resistenza del Castelbuono. E ne approfitta invece il Marsala, che superando di slancio il Cus Palermo porta a 4 i punti di vantaggio sull'Icata, fermato a Favara sullo 0-0. In promozione c'è stata la vittoria esterna della Gattopardo, che si è aggiudicata la gara con Serra di Falco. E anche il Ravanusa ha superato sul proprio campo al Saraceno il Vallelunga. Nell'anticipo del sabato il Castel Termini ha perso le misure a Campobello di Mazara, mentre l'Atletico Ribera e la Libertas Sierra Calmuto di Lillo Capraro si arrendono in casa rispettivamente con Castellammare e l'Altofondo. Per quanto riguarda prima, seconda e terza categoria, hanno osservato un turno di sosta. Ma ritorniamo ora all'Acragas e chiuderemo chiaramente con l'Acragas. Ecco, proiettiamoci verso il futuro. Verso il futuro significa verso il Catanzaro. Toto, per quello che abbiamo visto in queste due ultime settimane con i nuovi, c'è da sperare qualche cosa, no? Ma ti dico, io come dicevo poco fa, anche a Catanzaro abbiamo disputato un'ottima gara e il risultato è stato bugiardo. Per cui, alla luce anche di questi nuovi innesti in squadra, penso che stavolta ce la facciamo addirittura a vincere. Io sono ottimista per questa gara, onestamente, in attesa di tempi migliori, di poter tornare finalmente al Seto, perché possiamo girare attorno a qualsiasi discussione tecnico-tattica, alle critiche che si fanno sull'ambiente, però il vero problema del tifoso agrigentino è non poter godere dello spettacolo domenicale al Seto. Speriamo che la risposta che Alessi sia positiva, che ti attenda, e quindi che chissà, possiamo ritornare con Lecce, e se poi dobbiamo morire, moriamo in allegria. Almeno ci godiamo queste partite con Lecce, con Catania, con Trapani in casa, al di là di quello che sarà l'esito, di quello che sarà l'esito finale di questo campionato, purtroppo maledetto per tutte le vicende che ci sono state, però sarebbe una... ecco, un ricordo, almeno ce lasciamo, se dobbiamo sì. Lasciare la Serie C, un ottimo ricordo, ricorderemo dove eravamo, con chi ci confrontavamo, e che possa essere di stimolo per ritornare in questa categoria immediatamente, alla luce del nuovo ingresso, dei nuovi ingressi societari. Per cui dico, la Serie C è un bene che purtroppo stiamo cercando con le unghie e con i denti di trattenere, però possibilmente non ce la facciamo, perché mancano poche giornate alla fine. I prossimi incontri, come ho detto, saranno difficilissimi, anche casalinghi, anche giocate all'Esseneto. Però dico, il riportare l'entusiasmo tra virgolette, certo, tra i tifosi, il fare rigodere della categoria, di quello che c'è, del bene che stiamo perdendo, possa ricombattare nuovamente l'ambiente per una pronta risalita eventualmente. Queste nuove situazioni, caro Diego, stanno portando un po' di entusiasmo, anche se la classifica è sempre la stessa. No, manca, io direi, però dobbiamo manca... guardare anche al futuro, quello, no, che potrebbe succedere. Che manca solo quella, come ha detto il mister poco fa, manca quella vittoria che sblocca un po' anche mentalmente i ragazzi. Del resto, in questi 3 anni penso che siamo abituati a tutto, in positivo e in negativo. Abbiamo visto l'anno scorso un autentico miracolo sportivo, perché io non so chi sperava più nella salvezza quando siamo andati in quei playout. Ecco, e qui io sono fiducioso come il dottore Bottone, penso che veramente, ma basti poco, basta quella palla fortunata che entra in rete, quella vittoria, lo scadere, qualcosa che fa girare un po' la ruota, perché poi diciamolo pure, l'Agrias storicamente
si porta dietro un po' di sfortuna che non ci ha mai, non ci ha mai bilanciato. Tutti dicono che non abbiamo neanche la fortuna di buttare il sale nel campo perché siamo sempre fuori casa. Questa è una cosa importante. Per esempio, io penso che l'eventuale salvezza, comunque partecipare ai play-out, dovrebbe passare dal recupero del gioco all'Esseneto, perché se continuiamo tutto il campionato a giocare fuori a Siracusa la vedo dura, ecco. Invece il rientro all'Esseneto ti porterebbe dietro un ulteriore stacco di entusiasmo. Io penso che quella è una cosa imprescindibile. La prospettiva di una società nuova di zecca e con tutto quello che si è detto in questi ultimi tempi, Gerlando, induce ad avere fiducia? Ma è chiaro che per chi, come l'avvocato Caponnetto, per chi ha seguito questa vicenda da vicino, c'è per forza di cose ottimismo, perché i progetti sono seri, perché chi verrà sta già lavorando ad esempio su un progetto sullo stadio Esseneto, perché una società che vuole fare calcio ad alti livelli, adesso può sembrare paradossale, mi potete pure prendere per pazzo, mi aspetto qualsiasi cosa, però dico, chi vuole fare calcio ad alti livelli sa che non può mantenere una società di calcio mettendo sempre soldi ogni anno, perché sono soldi buttati, sono soldi a perdere. La società deve autofinanziarsi attraverso il marketing, attraverso il merchandising, attraverso il fatto che lo stadio, essendo che è in convenzione, è tutto è fatto salvi i lavori che devono essere eseguiti, quindi eseguendo la costruzione dell'impianto di illuminazione, la convenzione si dice attuale. E quindi per i prossimi 8 anni e mezzo, per i prossimi 8 anni, l'Acragas è proprietaria, tra virgolette, comunque ha il totale uso dello stadio Esseneto. La nuova proprietà, i nuovi finanziatori, i nuovi investitori hanno intenzione di far aumentare il più possibile questa convenzione, facendo dei lavori di ristrutturazione e delle opere che servano a far sì che lo stadio Esseneto possa produrre un minimo di reddito, quindi costruendo lo store e qualche altra cosa che può essere utile affinché si possano guadagnare dei quattrini. Quindi ci sono le idee chiare in proposito? Sì, le idee sono chiarissime. E al massimo dico, ci può essere la solita preoccupazione che è fissa nelle menti degli agrigentini, perché vorrebbero tutto subito. È chiaro che tutto subito non si può avere. Si rischia, avendo e volendo tutto subito, che le cose non vengano fatte in maniera bene, in maniera sana, in maniera programmata. Ecco, noi ci siamo sempre lamentati del fatto che non viviamo di programmazione. Adesso ci sono delle persone che vogliono programmare prima di venire. Ecco perché non dobbiamo trovare difetti anche in questa cosa, altrimenti veramente siamo dei gente che sappiamo solo lamentarci di qualsiasi cosa. Perché penso non c'è alternativa, cioè siamo arrivati, non ci sono alternative. Siamo arrivati a raschiare il fondo, quindi io penso che dobbiamo essere solo grati se qualcuno subentra in società e pensa di investire ad Agrigento, dove sappiamo tutti è difficilissimo ogni volta creare qualcosa di ma positivo. È difficile anche per motivi logistici. Noi poco fa abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il mister, il quale, qualora dico ce ne fosse bisogno, ci ha ricordato, e noi già lo sapevamo sta storia perché meno male viviamo il campo, che se non ci fosse stata questa presenza di tecnici, molti giocatori non sarebbero venuti, perché Agrigento da questo punto di vista non riesce ad attrarre, perché la società purtroppo vive una situazione di precarietà non da oggi, ma già dal disimpegno di Marcello Giovanini, che è il maggiore quotista. Le cose sono andate un pochettino ad andare verso il basso, la classifica non ci aiuta. Ditemi un motivo per cui un giocatore deve venire a giocare da Agrigento. No. Perché c'è il sole e credo che sia troppo poco. Bene, allora a questo punto noi terminiamo questa 20ª puntata di A Tutto Campo. Abbiamo affrontato dei problemi, anzi degli argomenti abbastanza importanti e interessanti. Abbiamo sentito dalla viva voce lo sfogo di Lello di Napoli. In poche parole, la dobbiamo smettere con questi, con tutti questi scienziati, io li chiamo scienziati della tastiere, che certe volte magari pubblicano anche delle foto offensive, e non è il caso, perché noi ci dobbiamo distinguere per altro. Bene, a questo punto io ringrazio il dottor Bottone, ringrazio Diego Milazzo e il Gerlando D'Aleo.
per questa puntata che è stata molto ma molto interessante. Speriamo che in settimana possa succedere qualche cosa di positivo, come per esempio il ritorno in patria attraverso l'impianto di illuminazione mobile. Speriamo che tutto questo si possa pianificare e quindi avremo la possibilità di seguire l'ultima tranche di questo campionato in casa e finalmente a vedere la nostra Acragas. Signore e signori, grazie per la cortese attenzione. Arrivederci e grazie a tutti.